Bentrovati a questa nuova puntata di A Tutta Salute. Oggi parleremo di nutrizione, parleremo dei vari alimenti e dei loro colori. Lo facciamo con la dottoressa Chiara Boscaro. Bentrovata, dottoressa. Bentrovati, sono Chiara Boscaro, sono una biologa nutrizionista e mi occupo di sana alimentazione. Allora, dottoressa, entriamo nel vivo della nostra puntata, ma prima di chiedere in modo dettagliato le proprietà dei vari alimenti e i loro colori, le chiedo cosa significa avere una buona alimentazione. Una buona alimentazione significa moltissime cose. Il principale concetto è mangiare bene, soprattutto tanta frutta e verdura. Le 5 porzioni consigliate sono soprattutto di 3 ortaggi e 2 frutti al giorno e si cerca appunto di variare tutti i colori per garantirci tutti i nutrienti necessari per rimanere in salute. Quindi avere vitamine, minerali, tutte quelle sostanze che ci fanno bene e che ci fanno prevenire tante malattie croniche. Allora, abbiamo detto che illustreremo ai nostri telespettatori quali sono i colori, le proprietà e i benefici dei vari alimenti. Partiamo subito col colore viola. Perfetto, il colore viola è importantissimo perché è dato da un fitonutriente che fa parte del gruppo delle antocianine, che sono appunto dei coloranti che possono dare un colore dal rosso al blu al viola. E le antocianine sono importantissime perché non sono solo coloranti, ma sono antiossidanti, quindi aiutano nella prevenzione di tante malattie. Combattono lo stress ossidativo, sono anti-aging e poi aiutano a rafforzare anche le pareti venose, quindi aiutando il microcircolo. Il colore viola lo troviamo ad esempio nei frutti di bosco, nelle melanzane, nel radicchio e troviamo anche una buona quantità di magnesio e potassio. Quindi le antocianine sono i principali componenti, quindi fitonutrienti importantissimi che danno il potere antiossidante principale, accompagnati però da potassio, magnesio e un'altra serie poi di vitamine presenti in quantità minore che aiutano a fornirci tutto quello di cui abbiamo bisogno. Quindi sono consigliati comunque ogni giorno, quindi anche una piccola macedonia di frutti di bosco, magari al mattino nello yogurt, aiuta tantissimo a rafforzare soprattutto le pareti dei capillari, anche per chi soffre di gonfiore le gambe, pesantezza, e aiutano anche a abbassare la pressione e soprattutto, come dicevo, sono anti-aging. Cosa si intende per antiossidanti? Allora, antiossidanti si dice anche radical scavenger, cioè vuol dire che vengono sequestrati degli ioni di ossigeno che possono danneggiare il nostro organismo, quindi alcune funzioni vitali. Quindi i tessuti invecchiano, i tessuti si possono ammalare, dare origine a malattie degenerative, malattie croniche. Quindi gli antiossidanti, così come poi vedremo anche quelli degli altri colori, ma questi in particolare sono i più potenti, che fanno parte della famiglia dei flavonoidi, sequestrano questi ioni e combattono proprio i radicali liberi, aiutando il nostro benessere generale. Potassio e magnesio invece perché sono importanti. Allora, il potassio aiuta a regolare la nostra pressione arteriosa, quindi mantiene la pressione nei limiti. E il magnesio invece ci aiuta a combattere la stanchezza, interviene nel metabolismo, quindi anche nell'assorbimento degli altri minerali, anche come il calcio, il fosforo, e aiuta appunto soprattutto le donne il magnesio che soffrono spesso di stanchezza o pesantezza alle gambe, arti inferiori. Quindi è molto consigliato consumare appunto della frutta e della verdura che contiene magnesio perché è un minerale importantissimo che partecipa a tantissime funzioni. Dal viola, dottoressa, che colore passiamo? Io direi l'arancione giallo, che comprende una serie di, anche qui di fitonutrienti importantissimi che sono i carotenoidi. I carotenoidi, anche qui, sono dei pigmenti arancioni che possono anche virare al giallo, tra cui appunto anche le xantofille, che sono quelle più vicine al giallo, che hanno moltissime proprietà, anche qui antiossidanti. Infatti, dei carotenoidi fa parte il beta-carotene, che ha un'azione provitaminica. Cosa significa? Che dà vita poi alla vitamina A. La vitamina A, anche qui, è importantissima perché partecipa a una serie di reazioni chimiche nel nostro organismo, come la stimolazione della formazione della melanina, poi
quindi l'abbronzatura, ricordiamo le carote, il melone, tutte queste tipologie di frutta colorata che aiutano molto quindi la nostra pelle, ma anche la vista, la riproduzione, quindi una serie proprio di funzioni importantissime all'organismo. Il beta-carotene è un antiossidante molto importante, anche qui, che interviene appunto contrastando lo stress ossidativo, contrastando malattie della vista come la macula retinica che tende all'invecchiamento piuttosto che la cataratta, aiuta moltissimo e aiuta anche lo scambio e la comunicazione tra le cellule, quindi riducendo il rischio tumorale. Un altro colore? Un altro colore molto importante è il verde. Il verde perché la clorofilla cos'è? Anche qui è un pigmento che dà il tipico colore, ma non è solo il verde che noi vediamo. Cosa comprende? Nella clorofilla c'è un atomo di magnesio di cui parlavamo prima, quindi anche qui mangiare tanta verdura o frutta di colore verde aiuta ad assicurarci un buon apporto di magnesio. Ma non solo, tante fibre, perché la verdura, quindi tutti gli ortaggi verdi hanno una quantità di fibre più alta piuttosto che anche il potassio più alto, e soprattutto l'acido folico, quindi gli spinaci, le biete hanno questo contenuto di vitamina importantissima soprattutto per le donne in gravidanza, per la prevenzione della spina bifida. Ecco, infatti, dottoressa, perché è così importante assumere la giusta quantità di acido folico? È importantissimo. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda 400 microgrammi assolutamente al giorno, soprattutto per chi ha intenzione di avere una gravidanza, quindi nei 3 mesi precedenti alla gravidanza e poi durante almeno i primi 3 mesi, appunto per aiutare il feto nella formazione corretta, perché la colonna vertebrale può non unirsi in modo corretto e creare la spina bifida. Quindi è importantissimo avere un apporto, se si riesce solo dal punto di vista alimentare, se non si riesce a raggiungere, ricorrere eventualmente a un'integrazione consigliata dal medico. Abbiamo detto verde, e dopo il verde cosa ci aspetta? Allora, dopo il verde io parlerei anche del bianco, che a volte noi non consideriamo, ma il sedano, anche le mele, le pere, il finocchio, l'aglio, sono tutti alimenti che contengono dei nutrienti importantissimi, come ad esempio la quercetina. La quercetina è un antiossidante molto importante, riduce anche il rischio di trombosi, è antitumorale, importantissimo. E ad esempio l'aglio, a volte noto perché se ne parla, ha un effetto antibatterico e contiene l'alil solfuro, quindi un po' quell'odore forte che a volte noi sentiamo, però in realtà è una molecola molto importante perché è anche qui un antiossidante molto potente, aiuta ad abbassare la pressione. E poi i finocchi, il sedano, piuttosto che la cipolla, hanno un effetto diuretico, anche qui antipertensivo, e tutti contengono molta fibra, quindi tutte le verdure, comunque sia di tutti i colori, ma in particolare verde e bianca di cui abbiamo parlato, hanno un apporto molto alto di fibre che garantiscono il nostro intestino una regolarità quotidiana e un intestino sano, quindi anche qui la prevenzione soprattutto del tumore al colon. Il rosso, abbiamo detto, giusto? Anche il rosso è molto importante, anche qui gli alimenti vegetali che contengono il licopene, che è un pigmento che fa parte della famiglia dei carotenoidi, è un antiossidante importantissimo e anche un'azione antitumorale, soprattutto nel cancro delle ovaie per le donne, il cancro alla prostata negli uomini, quindi ne riduce il rischio anche nell'anguria, quindi il pomodoro, anguria contengono molto il licopene, anche qui consigliabile sempre almeno una porzione al giorno di alimenti di colore rosso, anche adesso in inverno, ad esempio troviamo i peperoni, piuttosto che, perché magari il pomodoro è più estivo, ma è sempre consigliabile comunque ricercare il colore rosso perché è molto importante. Negli alimenti rossi ovviamente ci sono anche qui degli antociani, quindi comunque sia degli isoflavoni che aiutano a combattere lo stress ossidativo e ad abbassare anche l'ipercolesterolemia. Ci manca qualche altro colore oppure abbiamo terminato con i colori principali? Allora, forse direi marrone. Allora, il marrone comunque si può orientare nella famiglia del colore bianco, perché comunque anche le castagne, piuttosto che in generale la frutta secca, quindi anche le nocciole, le mandorle, rientrano sempre nel colore bianco. Hanno un buon contenuto
anche di omega 3 piuttosto che di fibra, ma anche di amido, e circa 30 grammi al giorno di frutta secca, la quantità consigliata per avere anche qui una certa buona qualità nutrizionale senza eccedere. Comunque la frutta secca è molto calorica. Dottoressa, illustrandoci tutti questi alimenti, abbiamo capito quanto è importante alimentarsi in modo corretto, mangiare sano e mangiare bene, dalla prevenzione appunto dei tumori piuttosto che per aumentare le difese immunitarie. Quindi prima di chiederle le ricette, le chiedo anche un po' le quantità. Allora, sicuramente dal punto di vista delle quantità, per gli ortaggi non c'è una quantità fissa. Io quello che consiglio, almeno orientativamente, dai 200-300 grammi come porzione a pasto. È un minimo, poi calcolando che l'insalata comunque è voluminosa, quindi si parla magari di 80 grammi, perché una ciotola più o meno è questa quantità. 200-300 grammi di verdura crudo poi si riduce con la cottura. Però ci può garantire 30 grammi di fibra al giorno, quindi sembra molta verdura, però in realtà tutta questa quantità si riduce a 30 grammi netti di fibra al giorno, che è la quantità consigliata per avere un intestino regolare. C'è una differenza tra consumare frutta o verdura cruda piuttosto che cotta? Cioè ci sono delle indicazioni precise o dei consigli che può darci? Sì, assolutamente. In alcuni casi è meglio consumare la frutta o la verdura crudi, come ad esempio parlavamo prima delle antocianine nella frutta di colore scuro, quindi in particolare anche lì i frutti di bosco, piuttosto che le betalaine della barbabietola, piuttosto che tutti questi composti sono molto delicati, quindi si sconsiglia. Anche piuttosto, non so, la melanzana, viola, si sconsigliano lunghe cotture perché gli antociani si ossidano facilmente. Quindi se si riesce anche il radicchio, magari una bella insalata crudo, piuttosto che il ravanello, ovviamente i frutti di bosco, magari nei dolci, però nella macedonia fresca sono più consigliati. Mentre alcuni alimenti come, non so, il pomodoro, il licopene anzi viene potenziato dalla cottura nel sugo classico di pomodoro. Quindi se noi aggiungiamo anche un po' d'olio, anzi, si potenzia il suo potere antiossidante. Io le lascio ampio spazio adesso per darci qualche ricetta che vorremmo assolutamente subito sperimentare dopo averla ascoltata. Allora, quello che posso consigliare in particolare è magari utilizzare qualche tipo di verdura che ho consigliato, magari per fare risotto, che può essere risotto con i mirtilli piuttosto che risotto al radicchio. E la verdura invece si possono fare assolutamente dei pinzimoni in cui si riscoprono tutti i colori, quindi dal sedano, il finocchio, fino ai peperoni, piuttosto che anche le carote, anche viola, gialle, quindi riscoprire diversi tipi di colorazioni, anche le patate viola fatte al forno o gli gnocchi di patate viola, piuttosto che la zucca. Fare dei passati di zucca aggiungendo magari anche qui delle goccine di pomodoro cotto, di modo che possiamo utilizzare tutti i carotenoidi presenti. Poi soprattutto utilizzare il limone aiuta a favorire quell'effetto appunto antiossidante, perché a volte magari il colore può scurirsi leggermente anche tagliando il frutto, piuttosto che la verdura, noi vediamo che a volte si scurisce. Per prevenire questo effetto si può spruzzare un po' di limone. Facciamo una cena e quindi dobbiamo preparare l'antipasto, il primo, il secondo, il dessert. Immaginiamoci di preparare una cena. Allora, una cena io consiglierei, soprattutto in questa stagione, come accennavo, si può partire magari da un antipasto assolutamente colorato, quindi con tutte tipologie di verdure, quindi dei pezzettini di zucca piuttosto che di patata viola, magari dei pomodorini, ciliegini gialli, che sono anche quei particolari, meno noti, però danno un po' di colore, piuttosto che aggiungere anche delle foglie, quindi delle biete fatte in contorno, scottate leggermente, che però danno un bel verde vivo. Piuttosto che possiamo aggiungere anche dei legumi, quindi anche qui dei piselli, piuttosto che anche dei ceci, anche qui per dare un po' di colori diversi. Poi ad esempio possiamo scegliere un primo, come accennavo, magari ho un passato di verdure, anche qui magari molto colorato sul verde, quindi utilizzare anche magari del sedano o magari della carota per addolcire un po', piuttosto che, oppure un primo, come accennavo prima, che può essere anche magari un piatto di pasta fresca, con tanti tipi di verdura colorata, oppure il passato che dicevo di verdura, che è sempre buono e riempie molto.
Poi io consiglio sempre, se magari vogliamo fare un secondo, possiamo ad esempio creare dei pomodori ripieni con delle altre verdure sminuzzate, piuttosto che anche delle zucchine o dei peperoni alla griglia, cose comunque molto semplici. Se ad esempio vogliamo utilizzare, non so, anche i broccoli, quindi i brassicaci o cruciferi, quindi sia il carciofo che i broccoli, che risentono molto dell'ossidazione e hanno invece tantissime proprietà anche qui, come accennavo prima. Hanno composti solfonati che sono anche qui antitumorali. Sconsiglio di cuocerli troppo, quindi mantenere un bel colore vivo, anche semplicemente una bella cottura al vapore, un bel contorno di broccoli e cavolfiori, comunque da fare un bel piatto. E poi infine, se vogliamo fare magari della frutta, consiglio comunque una macedonia. Composta anche con un po' tutti i colori, magari dalla banana bianca che contiene molto potassio, quindi poi frutti di bosco che contengono le nostre antocianine, antiossidanti, piuttosto che anche del ribes rosso che è molto colorato, molto buono, quindi oltre alle more, i lamponi, anche il ribes, piuttosto che poi altri tipi di frutta di stagione, quindi se vogliamo anche un caco. Ovviamente la frutta e la verdura in generale non sono molto caloriche. Alcuni tipi di frutta, come il caco e la Poi infatti banana, andremo a vedere quali sono i più esatto. calorici e quali meno. Quindi Quindi si può valutare, diciamo, una media un po' senza fare troppa attenzione alle calorie, ma cercare un po' di mediare e scegliere un po' di tutto. sentendola parlare, insomma, raccontare di questi splendidi piatti, mi sto immaginando una tavola meravigliosamente colorata ed è veramente bellissimo. È un bel viaggio tra questi alimenti che a volte ce ne dimentichiamo, ci dimentichiamo qual è la loro importanza, ci dimentichiamo anche come cucinarli, magari presi un po' dalla fretta di tutti i giorni, quindi è sempre molto piacevole ricordare e così avere qualche prezioso consiglio in più. Parlavamo, lei ha accennato di calorie. Quali frutti più calorici o le verdure più caloriche e quali meno, se esistono dei frutti più calorici? Allora, le verdure sono davvero degli alimenti preziosi anche per le qualsiasi dieta perché hanno pochissime calorie per 100 grammi. In media più o meno non superiamo le 20 calorie per un etto di ortaggi, quindi io le consiglio sempre in tutti gli stili alimentari, in tutte le diete, quindi la quantità comunque è libera negli ortaggi, importante controllare i condimenti invece, in quanto già un cucchiaio d'olio ha già quasi 100 calorie, quindi in realtà è il condimento. Invece la frutta, consiglio 2-3 frutti al giorno di media pezzatura, in quanto la frutta invece contiene fruttosio, quindi comunque è più calorica. Ovviamente se andiamo sulla mela, la pera o i frutti di bosco hanno meno calorie rispetto invece al caco, la banana, piuttosto che addirittura le castagne che hanno invece moltissime calorie. Quando è meglio mangiare la frutta? C'è sempre, c'è chi dice frutta dopo i pasti, no, chi dice no, è uguale, chi dice è meglio preferirla, per uno spuntino mattutino. Lei cosa ci dice in merito a questo? Allora, sicuramente alla mattina è consigliabile, se vogliamo, anche una spremuta d'arancia o una macedonia magari nello yogurt. Poi, La interrompo subito, dottoressa. Lei ha sì? parlato di spremuta d'arancia. In molti casi si sa che si dice meglio l'arancia e non la spremuta d'arancia perché spremendo il frutto si tolgono quelle che sono le loro proprietà. È vero? Oppure anche addirittura per il discorso dell'aumento della glicemia. È vero o non è vero? Allora, in realtà appunto le fibre giocano un ruolo importante, nel senso che se noi mangiamo il frutto integro, ma vale non solo per l'arancio, ma anche per qualsiasi altro frutto e anche per alcuni ortaggi, volendo vedere, perché nella buccia si concentrano i fitonutrienti di cui parlavamo prima. Quindi l'arancio sì, è sempre meglio comunque nel caso consumarlo intero. Però a volte, se vogliamo idratarci magari o siamo più di fretta o anche magari stiamo per intraprendere una giornata sportiva, allora è più digeribile e più veloce bere una spremuta. Quindi abbiamo detto la mattina possiamo iniziare con una buona spremuta, dicevamo appunto dove collocare al meglio la frutta, la nostra razione di frutta. Sì, allora io direi la mattina, diciamo non subito la spremuta in quanto veniamo dal digiuno notturno. Quello che consiglio è fare una colazione completa con dei cereali, magari integrali, accompagnando uno yogurt, quindi delle fette biscottate o dei cereali, quindi fiocchi di avena con uno yogurt magro. Poi se vogliamo possiamo aggiungere della frutta fresca, pezzetti di stagione e poi magari in mattinata la spremuta d'arancia.
Invece, durante la giornata, se soffriamo di disturbi gastrici, è meglio consumarla lontano dai pasti, proprio per una qualità, per un discorso digestivo che a volte può risultare più pesante. Invece, per chi non ha problemi, si può consumare anche a fine pasto. In un periodo di diete molto varie, di persone che magari prediligono un'alimentazione, diciamo, come si dice, senza carni, comunque senza vegetariani, per i vegetariani, cosa consigliare a questo punto, dato che ho il piacere di averla ospite in studio, chiedo anche questo consiglio: eliminare le carni, il pesce piuttosto che altro e inserire i legumi, no? Ecco, che differenza c'è e quali consigli possiamo dare a chi ci sta ascoltando? Allora, per chi segue un regime vegetariano o vegano, i legumi sono importantissimi in quanto sostituiscono le proteine animali di carne, pesce, uova e formaggi. La quantità è circa 150 grammi a porzione, a cotto, che comunque è già una porzione abbondante. Sempre da associare cereali, in quanto sia i legumi che i carboidrati hanno degli aminoacidi che si dicono limitanti, quindi si devono accoppiare tra loro per creare poi delle proteine che possono essere ben assorbite dal nostro organismo. Quindi mai da soli, ma sempre accoppiate dei carboidrati complessi come la pasta integrale o il riso. E oltre ai legumi, Francesca, io consiglio anche spesso i semi oleosi, che a volte non sono magari visti di buon occhio o poco noti, ma contengono tantissime proprietà e soprattutto acidi grassi poliinsaturi, omega 3 e omega 6. Quindi legumi e semi oleosi per sostituire le proteine animali. Ma c'è un'età consigliabile eventualmente per intraprendere questo regime? Cioè, quando si è piccoli è meglio evitare di eliminare certi alimenti e quindi in caso preferire un'alimentazione di questo tipo quando si è più grandi, magari quando si supera una certa età, oppure è indifferente? Cioè, si sente molto spesso parlare di bambini che magari hanno un'alimentazione povera di alcuni alimenti, e quindi le chiedo, soprattutto per queste scelte, c'è un'età consigliabile? Assolutamente, io sconsiglio di intraprendere un regime vegetariano o vegano nell'infanzia, ma anche nell'adolescenza, quindi finché non termina comunque la crescita, che più o meno avviene intorno ai 21-22 anni, io comunque consiglio di consumare tutti gli alimenti, tutti i nutrienti, perché dobbiamo avere una garanzia di avere tutte le vitamine, minerali, proteine, carboidrati da tutte le fonti. Quindi mi raccomando, solo eventualmente dopo l'adolescenza, nell'età adulta, e anche lì farsi seguire comunque da un professionista, in quanto a volte si eccede magari in alcuni elementi piuttosto che altri e si possono avere importanti carenze, come ad esempio la vitamina B12. E spesso le mamme si trovano a combattere tutti i giorni con l'alimentazione dei propri figli, soprattutto i più piccolini, forse anche i più grandicelli per altri motivi, però i più piccoli per appunto cercare di aumentare quelle che sono le difese immunitarie, si ammalano spesso, quindi cosa effettivamente devono mangiare i bambini per aiutarsi in questo, soprattutto nei periodi, diciamo, quando vanno a scuola, quando fanno sport? Ci sono degli alimenti da preferire? Allora, io consiglio in questo periodo di consumare soprattutto gli alimenti di colore arancione e giallo, quindi come ad esempio i mandarini, i pompelmi, le arance, ma anche il kiwi, che comunque è verde ma contiene tanta vitamina C. La vitamina C aiuta al mantenimento della funzionalità del sistema immunitario, quindi diciamo non è che ci protegge completamente, però comunque previene alcuni tipi di malesseri stagionali come raffreddore, influenze, perché appunto aiuta il nostro sistema immunitario. Io consiglio sempre di presentare ai bambini, ma anche ai ragazzi, in modo divertente la frutta, la verdura, quindi magari fare ai bambini dei disegni nel piatto con i mandarini, i kiwi, piuttosto che fare degli spiedini di frutta per incentivare il consumo di questi alimenti, in quanto so che a volte può essere difficile, piuttosto che anche delle polpettine fatte di zucca o di carote, e magari provare anche qualche frutto più esotico come il mango, che contiene anche lui diverse proprietà. Quindi divertire anche attraverso il cibo i nostri piccoli, e se non si riesce proprio a convincerlo, cosa si fa?
Io consiglio di preparare comunque lo stesso delle pietanze assieme anche ai nostri bambini, quindi invogliare la scoperta della frutta, della verdura, ma anche solamente facendo magari un giro in un orto, quindi in un solo supermercato, vedere da dove arriva, poi una volta a casa effettuare insieme la preparazione degli alimenti, dedicare il tempo necessario, magari a fare appunto magari delle polpettine piuttosto che altre preparazioni più complesse e vivere insieme il gusto e capire l'importanza di consumare questi alimenti. Mentre l'ascolto mi vengono in mente numerose domande perché credo di interpretare un pochino la curiosità del nostro pubblico e quindi le chiedo anche carne rossa sì, no, quante volte alla settimana, che tipo di carne preferire e quante volte assumerla, così come le uova. Allora, la carne rossa in ogni caso non deve essere consumata troppo spesso, però va consumata nel complesso di un regime alimentare completo. Quindi la carne rossa una volta alla settimana, in quanto la carne bianca 2 o 3 volte. E le uova invece una volta alla settimana, 2 uova. Due Due uova uova una una volta alla volta. settimana. E se dovessimo scegliere solo la parte bianca e non la parte rossa, si può aumentare si può aumentare con la dose di uova oppure non è necessario perché forse perdiamo quello che è poi la proprietà dell'uovo. Allora, anche nell'albume ci sono tantissime proteine e non c'è il colesterolo che troviamo nel tuorlo. Quindi in ogni caso l'uovo nella sua integrità è consigliabile e anzi contiene delle proteine cosiddette nobili, si può consumare benissimo. Però anche l'albume, se ad esempio vogliamo fare una frittata al forno con le verdure, si può magari utilizzare un uovo con 2 albumi, piuttosto che se una famiglia usiamo ancora più albume, perché comunque ci viene una frittata molto più soffice, ripeto, sempre conservabile al forno con delle verdure come le zucchine, gli asparagi e le biete. Un altro alimento che spesso fa discutere, ma è assolutamente il mio preferito, che è il latte. Quindi il latte per gli adulti fa bene, non fa bene, è importante berlo. Allora, ci sono diversi studi contrastanti sul latte, E poi effettivamente. magari se diamo anche qualche indicazione in più sul latte scremato o parzialmente scremato intero, che anche questa è un'altra domanda che ricorre spesso. Sì, il latte in ogni caso è consigliato al mattino e può essere un sostituto dello yogurt, quindi possiamo alternare il latte o lo yogurt. Di solito la quantità è circa 200 ml, quindi una tazza media da colazione. Il latte aiuta moltissimo in quanto contiene molto calcio e tante proteine, quindi il latte vaccino è consigliabile rispetto magari al latte vegetale, che in realtà è una bevanda a base di soia piuttosto che avena zuccherata con delle aggiunte, mentre il latte ha naturalmente minerali e vitamine. L'unica cosa è che a volte ci sono questi studi che hanno evidenziato che ci sono dei fattori di crescita piuttosto che i zuccheri contenuti non sono adatti a magari chi soffre di diabete piuttosto che colesterolo alto, perciò può essere consumato ad esempio il latte scremato piuttosto che il parzialmente scremato intero che ha una quantità di grassi maggiore. Però assolutamente io lo consiglio al mattino. Il latte poi per me è una coccola meravigliosa, insieme al latte un'altra mia coccola è il caffè, quindi il caffè quanto si può berlo, una, due, tre tazzine al giorno, fa bene, fa male e a cosa fa bene e a cosa fa male? Allora, ci sono degli studi recenti che hanno evidenziato che il caffè, anzi, sembrerebbe combattere delle malattie neurodegenerative, come ad esempio l'Alzheimer e il Parkinson. Anche qui ovviamente non dobbiamo eccedere, quindi consiglio 2, massimo 3 tazzine al giorno e se si riesce senza zucchero e mai dopo le 18, perché dopo le 18 potrebbe dare dei problemi di insonnia. Eventualmente scegliere anche il decaffeinato, soprattutto per chi soffre di problemi gastrici. Alcolici, quanto è consigliabile, se si può dire che sono consigliabili, il vino, è meglio preferire il vino piuttosto che altri tipi di alcolici. Io gli alcolici in ogni caso sconsiglio sempre di eccedere, quindi se proprio vogliamo, non riusciamo a farne a meno, al massimo mezzo bicchiere a pasto, quindi in una giornata un bicchiere intero, sia di vino rosso che di vino bianco può andare bene. L'importante è non eccedere in quanto il vino dà le cosiddette calorie vuote, cioè 1 grammo di alcol ha circa 7 calorie, mentre i grassi ne hanno 9, quindi più o meno, e non ci danno energia, ma anzi solo affaticano il nostro fegato. Quindi attenzione, consumare se piace con moderazione.
Un'altra domanda che ricorre molto spesso tra i nostri telespettatori che ce la mandano, insomma, tra le richieste che abbiamo, che raccogliamo, è l'alcol in gravidanza. È assolutamente vietato, non si può bere oppure no? Perché è molto contrastante, no? Ci sono risposte sì, qualcosa si può bere, piuttosto che assolutamente no, perché non si sa ancora quanto possa essere la quantità dannosa. Ci vuole spiegare meglio questo aspetto? Allora, la risposta è assolutamente no, assolutamente no. Quindi cerchiamo di fare questo piccolo sacrificio, ma addirittura anche nei mesi prima del concepimento, perché l'alcol porta alla cosiddetta sindrome alcolica fetale, che può dare, ad esempio, delle problematiche importantissime, soprattutto a livello dell'encefalo, quindi encefalomegalia, piuttosto che affaticamento già epatico del pancreas, del nascituro. E problematiche, insomma, importantissime, anche sottopeso, quindi assolutamente 0 grammi di alcol, sia prima del concepimento, in previsione della gravidanza, e per tutti i 9 mesi, e anche in allattamento, da evitare assolutamente. Ci tenevo moltissimo a farle questa domanda perché davvero tra quando magari anche si è tra amici, tra colleghi, quando si chiacchiera un po' di queste cose, spesso il dubbio ritorna e ricorre e dice no, ma la mia dottoressa mi ha detto questo piuttosto che l'altro, quindi ci tenevo un pochino a chiarire questo aspetto dato che abbiamo l'opportunità. Certo. Di farlo. Un periodo in cui iniziamo a avere freddo, i primi mal di gola, l'influenza, la febbre, come possiamo attraverso l'alimentazione aiutarci? Come possiamo aumentare le nostre difese immunitarie e cercare di ammalarci un po' di meno? Allora, sicuramente non c'è un modo univoco per non ammalarci, perché comunque i virus circolano purtroppo, quindi diciamo che non è vero che mangiando comunque tutto il più possibile, tutti gli alimenti che contengono vitamina C, togliamo ogni rischio di ammalarci, però possiamo comunque aiutarci potenziando il nostro sistema immunitario consumando appunto le verdure e la frutta di tutti i colori, in particolare i carotenoidi con la vitamina A che aiutano la funzionalità immunitaria, aiutano anche il mantenimento dell'apparato tegumentario, quindi della pelle, aiutano la cicatrizzazione, quindi sicuramente cercare di consumare limone, ad esempio con tisana, quindi una tisana calda adesso che arriva l'inverno, anche limone, magari zenzero che è calda e fa piacere, oppure l'arancia, i mandarini, il pompelmo, ma anche la papaya, il mango, quindi tutte queste tipologie, e i kiwi, come dicevo prima, che a volte sono sottovalutati, però contengono molta vitamina C. Per chi ha problemi di stitichezza, la mattina la frutta è molto importante, aiuta molto. Che frutta scegliere per iniziare bene la giornata? Allora, per chi soffre di stitichezza consiglio al risveglio di cercare di bere principalmente, perché comunque le fibre sono molto importanti, ma senza idratazione la massa fecale non viene aiutata, quindi rimane a livello intestinale, quindi è molto importante cercare di bere uno o, se si riesce, anche 2 bicchieri d'acqua tiepida e magari 2 kiwi, che i kiwi hanno moltissime fibre e sono consigliati, altrimenti in stagione, magari in estate, anche le susine, le prugne, tutti alimenti ricchissimi di fibre che aiutano l'intestino. Si avvicina Natale, siamo a dicembre, quindi nel vivo delle cene prenatalizie e poi a pochi giorni dal Natale, e come prepararsi? Prima le chiedo come prepararsi, poi come affrontarlo. Allora, in vista dei cenoni che ci aspettano, i grandi piatti, i grandi pranzi di Natale, io consiglio in ogni caso di cercare di evitare gli alcolici il più possibile, quindi come diciamo prima, perché comunque qualche brindisi ci sarà, qualche bicchierino in più lo consumeremo, quindi prepariamo il nostro corpo e il nostro fegato soprattutto, che sarà sottoposto a diverse attività o comunque sarà sottoposto a stress, quindi cerchiamo di evitare gli alcolici, prepararci consumando tanta frutta, tanta verdura e svolgendo attività fisica, quindi cercando di aumentare il nostro metabolismo, cercare di fare più camminate, qualche corsetta, qualche esercizio anche a casa per prepararci, e poi ovviamente alle feste mangiare, vivere la convivialità ma senza esagerare, quindi assaggiare un po' di tutto ma senza appunto andare su cose troppo elaborate, ma mangiare in modo sano. Quindi così ci prepariamo, però arrivano i giorni
tra virgolette, di fuoco. E quindi come possiamo affrontarli questi giorni? Cioè, lei ha detto possiamo comunque andare a cena, cioè mangiare tutto, assaggiare tutto, però si sa che magari non riusciamo a fare come gli uccellini a mangiare poco di tutto, ma a volte ci abbuffiamo un pochino in questi giorni. Quindi come cercare di equilibrare anche le giornate così impegnative a livello alimentare? Allora, sicuramente sconsiglio di fare i digiuni, che a volte si dice magari non mangio a pranzo perché così a cena posso mangiare di più, ma anzi mangiare in modo normale gli altri pasti, di modo che non arriviamo alla cena fatidica troppo affamati. Questo è un segreto, di modo che possiamo mangiare qualcosa ma senza esagerare. Ovviamente se non riusciamo a assaggiare poco di tutto, possiamo scegliere dei piatti completi, quindi l'arrosto di carne con le patate e poi della frutta, piuttosto che delle verdure gratinate o verdure anche cotte, servite in tanti modi, che danno proprio un effetto saziante e quindi anche lì ci danno un'aspettativa minore di mangiare di più, quindi riempirci in questo modo. Se magari mangiamo i ravioli in brodo, già un piatto unico con un bel contorno di verdure, quindi cercare questi escamotage. Però arrivano poi anche i dolci, perché poi c'è tutto anche quell'aspetto legato ai dolci natalizi. I dolci natalizi assolutamente non sono da demonizzare, però magari sono da consigliare o come spuntino, magari in famiglia o al mattino, quindi quando ci avanza il famoso Pandoro panettone, magari una fetta a colazione al posto dei nostri soliti carboidrati, ovviamente anche lì senza eccedere. Il dopo, come ritornare in forma? Ci sentiamo appesantiti, qualche chilo sicuramente lo prendiamo, chi più, chi meno, e come eliminarli facilmente, come toglierci questa pesantezza senza sentirci troppo in colpa, perché diciamo la verità, anche l'aspetto del sentirsi in colpa a volte non è piacevole. Quindi cosa facciamo? È molto importante in questo periodo cercare di incrementare l'attività fisica, quindi per eliminare i chili di troppo, ma anche cerchiamo magari di drenare, quindi aiutarci magari bevendo tante tisane, sia a temperatura ambiente, fresche, ma anche calde. Aiutiamo il nostro fegato, quindi in questo caso magari delle tisane a base di tarassaco, carciofo, che aiutano tantissimo, in quanto il nostro fegato sarà affaticato, comunque abbiamo mangiato un po' di più, ci sentiremo un po' appesantiti. E poi bere comunque tanta acqua, quindi almeno 1,5 litri, anche 2 di acqua al giorno, anche qui in forma di acqua o tisane o brodi. Quindi il bere più possibile, consumare ancora più verdura. Consumare ancora più verdura, bere molto, quindi questo effetto anche diuretico e anche purificante, perché comunque l'acqua purifica. Poi anzi le chiederò anche qualcosa a proposito dell'acqua, ma per quanto riguarda gli alimenti, è meglio preferire una dieta più proteica piuttosto che fare giornate con solo proteine, oppure lei dice l'equilibrio vince sempre su tutto? L'equilibrio vince sempre su tutto in realtà, quindi non effettuare queste diete proteiche che a lungo andare ci abituano magari a mangiare solo proteine, quindi quella volta che noi reinseriamo il carboidrato rischiamo appunto di riguadagnare i chili che abbiamo perso, quindi si può magari fare per un breve periodo, una settimana se ci sentiamo proprio pieni o intossicati, però in realtà il carboidrato non ha nessuna colpa, anzi scegliamo magari cereali integrali. Quindi pasta o riso integrali, proviamo il riso nero, il riso rosso, piuttosto che il pane integrale. In questo caso così moduliamo la glicemia. Perché anche la glicemia gioca un ruolo importante, perché stressando troppo il nostro corpo con diete troppo proteiche, poi si passa subito di nuovo ai carboidrati, piuttosto che di nuovo giornate solo proteiche, anche la glicemia ne risente, e quindi questo poi comporta una serie di conseguenze non piacevoli. Sì, soprattutto quella sonnolenza che a volte noi sentiamo dopo magari grandi pasti o dopo che abbiamo mangiato dei dolci è data appunto dalla glicemia. Quando si hanno dei picchi glicemici molto alti, abbiamo quella sonnolenza tipica. Quindi anche per questo dobbiamo cercare di modulare la scelta dei cibi, quindi dei carboidrati, e le fibre aiutano appunto ad abbassarla, a contrastarla. Quindi ci prepariamo, mangiamo con moderazione e dopodiché tanti liquidi, acqua, tisane e ritornare ad un regime equilibrato preferendo frutta e verdura, giusto? Esattamente, mi raccomando, è importantissimo, quindi la scelta alimentare deve ricadere sulla frutta, la verdura, tutti i cinque colori per una buona alimentazione e una buona salute.
L'acqua, ecco, volevamo prima di aprire questa parentesi che prima di chiudere la nostra puntata volevo chiedere l'acqua, quanto è importante bere? Perché fa così bene bere? Quanti litri d'acqua al giorno è necessario bere? Allora, l'acqua è importantissima in quanto il nostro corpo è formato principalmente d'acqua, quindi più del 70% è formato d'acqua. Il nostro cervello funziona a glucosio e acqua, tant'è vero che a volte anche abbiamo magari mal di testa o stanchezza, anche solo perché non abbiamo bevuto abbastanza. Quindi è consigliabile consumare 1,5 litri di acqua al giorno, anche 2, e se si fa sport si arriva magari anche 3 litri. È molto importante, poi anche la scelta dell'acqua, ad esempio le donne in gravidanza o in menopausa si consiglia l'acqua ricca in calcio, piuttosto che chi ha problemi di stitichezza, l'acqua ricca in magnesio, anche qui ci sono diverse tipologie. Quindi mi raccomando, bere il più possibile. Per quanto riguarda invece gli alcolici, quando si fanno quelle giornate, le serate dove si alza un po' troppo il gomito, come eliminare quelle tossine date dall'alcolico? Allora, le tossine vengono eliminate sempre dal fegato, che è l'organo deputato a metabolizzare gli xenobiotici, quindi in questo caso appunto aiutiamolo con le tisane a base di ortica, tarassaco, piuttosto che altre verdure, soprattutto della famiglia delle brassicacee, quindi cavolfiori, broccoli, coletti di Bruxelles, che aiutano moltissimo a depurarci. Apriamo insieme, chiudiamo insieme questa parentesi un pochino delicata. Le diete fai da te, o comunque le diete dalle facili illusioni, nel senso che magari soprattutto per chi fa fatica a buttare giù, come si suol dire, i chili di troppo, magari la dieta, come abbiamo detto prima, proteica piuttosto che altre tipologie di dieta, ci fanno dire in una settimana perdo anche 3-4 kg. Io vorrei spendere qualche minuto parlando appunto di queste diete fai da te o di queste diete molto molto forti, spinte, vorrei appunto parlarne con lei perché credo che sia un argomento un pochino delicato, che magari a volte abusiamo un po' di queste diete prese così. Assolutamente. E sconsiglio vivamente di affidarci a queste diete fai da te che spesso si trovano magari sui giornali, ma anzi affidarsi a nutrizionisti o dietologi per avere dei piani alimentari personalizzati, in quanto al momento la perdita di peso può essere anche importante, però non mangiando in modo corretto, quando noi torniamo alla nostra alimentazione o comunque non impariamo un modo di alimentarci e quindi torniamo a mangiare come prima, recuperiamo anche tutti i chili con gli interessi. Invece con un piano alimentare ipocalorico personalizzato possiamo perdere gli stessi chili magari in più tempo, ma mantenere il risultato a lungo. La fatica è ogni settimana perdo poco, dopo integro qualche alimento e allora recupero ancora il chilo che ho perso, quindi l'aspetto psicologico è veramente determinante, è molto importante per intraprendere un percorso, per intraprendere una dieta. Come si aiutano le persone sempre alle prese con i chili di troppo? Parlo anche personalmente, tantissime volte mi sono trovata ad iniziare una dieta e a smetterla perché a forza di fare diete non riuscivo più ad apprezzare l'alimento che poi mi veniva inserito nella dieta, quindi anche questo è un altro aspetto, perché ti consiglio una cosa che fa bene, ma forse l'ho vista talmente tante volte che non riesco più ad apprezzarla, piuttosto che l'ansia di non farcela. Sono tanti aspetti che secondo me influiscono sul successo di una dieta. Allora, effettivamente il punto di vista psicologico è molto importante. Io consiglio di affidarsi comunque a un nutrizionista, che non valuti solo l'aspetto nutrizionale ma anche quello psicologico. Anch'io spesso lavoro con professionisti psicoterapeuti, ad esempio ci sono diversi approcci moderni come la mindful eating, che è molto importante, una serie di esercizi piuttosto che la meditazione per imparare ad apprezzare quello che si mangia, a aiutare quindi la nostra alimentazione, anche la nostra psiche a mangiare in modo corretto, a convincerci che quello che stiamo facendo è giusto, ma perché è sano, perché ci fa bene, perché ci fa rimanere in buona salute, e quindi continuare su questa strada. Quindi ripeto, non è solo la dieta in sé su un foglio di carta, ma anche l'aspetto psicologico. Il nutrizionista deve anche coccolarci, ma appunto eventualmente farsi seguire anche da un psicoterapeuta specializzato nell'alimentazione.
Poi diciamo la verità, c'è una grande differenza tra mangio per dimagrire e quindi dieta per dimagrire o, come dice lei, la sana alimentazione. Sono due cose ben diverse. Esatto, io parto sempre dal presupposto che bisogna imparare a mangiare meglio per stare bene, quindi quando il nostro organismo comincia a darci le prime avvisaglie di qualche problematica, che può anche, è giusto anche essere solo il sovrappeso, quindi cercare un dimagrimento, già vuol dire che c'è qualcosa che non va, che dobbiamo prevenire la presentazione di eventuali problematiche o l'insorgere di malattie magari croniche. Io parto sempre appunto dicendo meglio prevenire, quindi la salute, bisogna mangiare per stare bene e contestualmente si ha la perdita di peso. Un altro problema dell'insuccesso della dieta è eliminare qualsiasi alimento, cioè uno arriva con i più grandi, cioè con il sogno di riuscire a realizzare il suo percorso, non avere mai un ostacolo, o comunque riuscire a superare tutti gli ostacoli e le difficoltà, però poi magari non è sincero col nutrizionista che lo ascolta perché magari dice sì, sono pronto a mangiare tutta la verdura che vuole, tutta la frutta che vuole, oppure gli alimenti che desidera, però poi non dice di che cosa veramente ha bisogno. E anche questo è un altro aspetto importante, perché è vero che un medico, un nutrizionista deve insegnarti come mangiare, però è vero anche che deve accogliere quelle che sono le tue esigenze, in primis le esigenze lavorative. Sto fuori tutto il giorno, come faccio a regolarmi? Qual è il mio piacere? Abbiamo parlato prima quando parlavamo di latte, di caffè, qual è la mia coccola? Sono tutti aspetti che secondo me sono da considerare. Assolutamente sì, Francesca. Infatti, io valuto l'anamnesi alimentare, ma anche l'anamnesi della giornata, quindi lavorativa, delle proprie abitudini, perché non si può comunque sconvolgere la vita di una persona, ma comunque cercare quegli aspetti positivi da mantenere e invece cercare di cambiare quegli aspetti negativi che invece migliorano la giornata alimentare. E infatti questo dà una buona compliance della dieta, quindi l'accettabilità, perché si è visto che comunque dare schemi rigidi non aiuta. Bisogna comunque dare una strada, dare un aiuto, essere disponibile ad accogliere le richieste del cliente, del paziente, ma senza appunto essere troppo rigidi, ma essere flessibili quando però, fino a un certo punto, quando si esce magari dalla strada, dire no, però rientriamo accomodando, cercando, e infatti così si è visto che se è una perdita di peso ottimale e continua. Ogni quanto lei consiglia una visita di controllo? Cioè com'è il percorso che lei com'è che segue i suoi pazienti? Arrivano da lei, fa una visita, poi propone un regime alimentare, una dieta e poi cosa succede? I controlli consistono nella valutazione dell'aderenza alla dieta, ma non solo, quindi di valutare le problematiche, le richieste, eventuali cambiamenti, almeno dopo il primo mese. Quindi dalla consegna della dieta si fa un controllo dopo circa 30 giorni e poi dopo, in base alle esigenze del paziente, in base alle sue difficoltà o riscontri positivi, si valuta se farne un altro dopo un mese oppure ogni 2 mesi, quindi a seconda delle necessità personali. Le diete non sono solo per perdere peso, non sono solo per aiutare a scegliere gli alimenti migliori, ma sono anche per mettere peso per le persone che magari hanno difficoltà in questo senso, che è altrettanto importante. Assolutamente, infatti io considero sempre nelle diete di qualsiasi tipo personalizzate di valutare anche le patologie accertate dal medico, quindi non solo dieta dimagrante o dieta per aumentare in chili, ma considerare soprattutto se c'è magari una gastrite, un colon irritabile, piuttosto che delle allergie vere o intolleranze certificate. E le diete in cui si cerca di mettere su peso in realtà sono molto più difficili, in quanto si fa più fatica, per quanto possa sembrare strano, a mettere su chili che a perderli, in quanto c'è necessità di aumentare molto le calorie. Dottoressa, prima di salutarla, le chiedo di dare ai nostri telespettatori i suoi contatti in modo che possano contattarla, venirla a trovare, magari chiedere se hanno qualche curiosità in più, insomma, chiedere a lei direttamente. Assolutamente. Io lavoro presso gli istituti clinici Zucchi di Monza per il gruppo San Donato e poi lavoro a Corsico presso lo studio terapia e postura di Via Volta 18. Per qualsiasi cosa c'è anche il mio sito internet www.boscaronutrizionista.com, ma
con anche il mio numero di telefono, la mia email, per qualsiasi cosa, anche per qualsiasi domanda semplice, qualche dubbio, potete chiamarmi o scrivermi, sarò disponibile e mi farà piacere rispondere alle vostre richieste. Grazie dottoressa, è stata gentilissima, è stato un piacere chiacchierare con lei e sapere questi utili, avere questi, ci ha dato veramente dei preziosi consigli che metteremo sicuramente in pratica e l'aspettiamo anche prima dell'estate, così ce ne darà sicuramente altri. Grazie dottoressa. Grazie a te, grazie a voi, volentieri, a presto. Grazie a tutti per averci seguito, l'appuntamento con A Tutta Salute per la settimana prossima. Grazie a tutti, buona continuazione.